come riesce a conciliare queste tre grandi culture, cioè quella germanica, quella slava e quella latina, che qui si intersecano in questa cittadina di Sauris? Beh, indubbiamente cerchiamo di usare prodotti del territorio, quindi in primavera le nostre erbe, l'estate i nostri funghi. Tu raccogli tutto personalmente? Io e chi per me, diciamo, comunque è tutto nostrano. E quindi soprattutto poi in autunno, in inverno la selvaggina, e tutti i prodotti del maiale affumicato, come le tradizioni di una volta. E poi c'è un piatto al quale tu sei particolarmente affezionato, vero? Beh sì, questo è, diciamo, una mia chicca, una nostra chicca. Abbiamo fatto questa coscetta di faraona risostata, ripiena col cavolo cappuccio di Sauris proprio, con l'aggiunta del prosciutto. È un mix di gusti incredibile. A proposito del prosciutto, Sauris è una delle grandi capitali del prosciutto. Tu prima ci hai portato anche lì un immenso prosciutto che fa chi... raccontaci un po' di questo prosciutto. Sì, allora noi ci sono due prosciuttifici. Noi usiamo il prosciutto della Wolf. Il prosciutto che abbiamo assaggiato stasera è un prosciutto stagionato oltre 20 mesi, colosso, e poi risossato. È affumicato con legno di faggio, e poi anche l'aria buona di qua crea questo prodotto eccezionale. Ecco, il Morgenlight, il tuo albergo, dove c'è questo ristorante anche molto raffinato, quante camere ha? Abbiamo 22 camere. Siete aperti tutto l'anno? Aperto tutto l'anno, chiuso lunedì, per turno di riposo fuori stagione. E abbiamo fatto questa scelta, tenere sempre aperto per i nostri clienti, perché così sanno che ci siamo sempre per loro. Non devono mai preoccuparsi chissà se è aperto o se è chiuso. E questo è molto apprezzato, infatti. E tu li coccoli anche con la buona cucina che noi adesso andiamo e continuiamo ad assaggiare. Grazie. Alex, questa tua etichetta porta una data, 1808, cosa significa? Allora, già mio bisnonno raccontava che questa è la data, diciamo, quando è stato fatto quel bote. Abbiamo un bote in cantina che è vecchia oltre di 200 anni, no? Un bote di 23 ettolitri che porta quella data, no? E come sono quel stile di numeri qui, anche nella bote, diciamo, no? Uguale. Ecco, tu fai la rebula, cioè la ribolla gialla, e sei nel Collio Goriziano, Gorisca Borda. Ecco, se tu dovessi fare uno spot sul tuo territorio, cosa diresti? Allora, Borda è un territorio che è più conosciuto del vino e delle ciliegie, ma del vino e vitigno è rebula. Rebula che è più conosciuta, è una varietà, diciamo, che è più diffusa nelle nostre parti, ha lunga storia da tempi di Romani in poi, no? E tu sei vicino al castello di Dobrovo, vero? Sì, noi siamo il nostro paese, Višnjevi, che è distante 3 km dal centro di Brda, del paese Dobrovo. Siamo in Europa Unita, e i tuoi vini in quali nazioni, in quali regioni vanno? Allora, in Slovenia, chiaro, e poi anche in Italia. Ho un po' di contatti in Austria, però non siamo ancora presenti lì, no? Così, siamo qui vicino, diciamo, nelle nostre terre, no? Se tu dovessi definire il tuo vino, cosa diresti? Allora, i nostri vini danno una sensazione della freschezza, soprattutto la ribolla, no? La freschezza che si sente sia nel naso sia nella bocca, è un bel, diciamo, retrogusto minerale, che è, diciamo, un carattere della nostra terra, no? Qui c'è il tuo friulano, cosa si dice di questo vino? Friulano, che io continuerò sempre a chiamare Tokaj friulano, anche se abbiamo perso un pezzo per strada. Devo dire che è un grande vino che si abbina a molti piatti friulani e non solo.
Oggi abbiamo il nostro amico Loris del Morgenlight che ci ha ospitato in questo meraviglioso location, se mi permettete un termine non friulano. E niente, l'abbiamo abbinato con un prosciutto dello zio Beppi, che si parlava prima, che è un prosciutto che fa 20-24 mesi di stagionatura, e devo dire che è un abbinamento perfetto. Ecco, tu come giovane produttore e molto innamorato della tua terra, no, del tuo territorio, qual è il segreto del successo per fare buon vino? Ma io posso semplicemente trasmettere o pur parlare, insomma, di quello che abbiamo fatto in questi anni. Sono 16 anni di lavoro partiti da zero. Come si parlava prima, abbiamo selezionato queste vigne dove in mezzo crescevano anche alberi abbandonate, e noi siamo andati lì proprio a vedere cosa c'era all'interno di questo bosco. Sono le vigne di Matusalemme, perché quanti anni hanno, ricordalo? Le vigne di Tokai che abbiamo salvato hanno dai 50 ai 65, alcuni vigneti anche 70 anni. Sono dei ceppi che sono dei monumenti, come dice Michele, giustamente, sono dei monumenti. Ogni volta che perdiamo una è come perdere un pezzo di storia, un pezzo della famiglia, insomma. Ecco. Una serata di vini immensi, quanto conta l'equilibrio? Ma noi abbiamo assaggiato questa sera vini con molto alcol, però provenendo da uve mature, comunque non c'è necessità di doverli drogare, quindi il vino è un alimento alla fine della fiera. E quindi siamo tutti perfetti, quindi nell'arco di mezz'ora abbiamo digerito e non c'è problema di palloncino o cose varie. Quale sarà il vino di futuro? Friulano sicuramente, ma sono di parte, quindi non so, vedremo. Il vino di futuro è quello che si beve bene, che emoziona e che non fa male.